Buongiorno ragazzi, e oggi Recuperone, un libro di cui dovrei parlarvi da dicembre. Trovate il post già sul blog da dicembre e si tratta di Corpo felice di Dacia Maraini, sottotitolo Storie di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va. Allora, non è facile definire questo libro perché non è un romanzo, non è una biografia, non è un libro di riflessione sulla società, è tutto insieme. Si parte dal dato biografico della vita di Dacia Maraini, quindi qualcosa che le è realmente accaduto, da lì lei poi parte in una riflessione su questi anni che ha vissuto, cosa ha visto in questi anni, sia a livello personale sia come individuo all'interno della società. Dacia Maraini ci racconta che le è successo nella vita in passato una cosa piuttosto brutta, traumatica, ossia lei era incinta, ha perso il suo bambino al settimo mese di gravidanza. Questo fa scaturire in lei una sorta di maternità a metà, nel senso che lei si sente madre. Dori? Che lei si sente madre, ma di fatto non è madre, per cui sviluppa questa maternità un po', non so come dire, una maternità zoppicante che è manca di un suo componente, di una sua componente importantissima, quale il figlio, però appunto lei si sente madre. Tutto il libro è una riflessione che però Dacia Maraini non fa in solitaria, una riflessione con se stessa, ma è una riflessione che fa con questo suo interlocutore, che diventa appunto interlocutore privilegiato di questa sua riflessione esistenziale che è il figlio che non ha avuto. Lei si crea questo personaggio, questo interlocutore immaginario che chiama Perdù e lui è appunto l'interlocutore di tutto il libro. Dori cerca di scassinare la porta. Liberato il gatto dalle sue catene, immaginarie peraltro, torno a parlarvi di Corpo felice di Dacia Maraini. Allora, appunto, dicevamo che il libro non è definibile, è questa riflessione lunghissima che parte da un dato biografico che ha come interlocutore questo figlio mai avuto e che Dacia Maraini utilizza per portarci all'interno di una riflessione sulla società e sulle donne nella società. Questo libro è una fonte di informazioni per l'evoluzione del ruolo nella donna, della società formidabile. Lei ci parla di tante cose successe nella storia che lei ha visto, ha vissuto in prima persona, che poi messe tutte insieme formano un percorso. È una delle domande che lei si pone da quasi madre, da madre senza figlio, è la seguente: come mai mio figlio, figlio mio che sono femminista, è un maschilista? E lei riflette moltissimo su questo rapporto fra il maschilismo, la società patriarcale e la donna, che spesso se ne fa complice. Siamo spesso noi le nostre prime carnefici, perché molto spesso la donna si è appropriata del linguaggio del simbolismo della società patriarcale e li utilizza apparentemente senza accorgersi di farsi un danno. Dacia Maraini riflette su tutto questo e sembra virare un po' il libro, anche se il libro resta sempre molto, non so come dire, completo, una riflessione completa su tanti aspetti del rapporto fra donna e società, ma in certi punti sembra concentrarsi di più sull'uso, sulla funzione del linguaggio. Se il modo in cui parliamo ci dice qualcosa del modo in cui pensiamo, forse proprio da una rivoluzione linguistica che partirà, una rivoluzione culturale, sociale, circa appunto la donna e la società patriarcale. All'interno del libro spesso Dacia Maraini inscena anche quelli che avrebbero potuto essere i conflitti col figlio, cioè lei cresce questo figlio diventa adolescente, poi un giovane uomo, un uomo, e lei vede in lui tutto quello che non le piace del patriarcato, del maschilismo. E
per esempio, scrive: solo anni dopo ho capito quanto mi avevi mentito e come io stupidamente avessi accettato senza fiatare tutte quelle menzogne. Che è una frase che in quel momento le rivolge al suo rapporto personale col figlio, ma in realtà è una frase che qualsiasi donna che ha cresciuto un figlio maschio può rivolgere a quel figlio che è diventato maschilista, che è diventato un, non so come dire, più che difensore, un attuatore delle istanze del maschilismo. Il libro è pieno di queste riflessioni meravigliose su quanto, soprattutto oggi, in questo momento storico in cui le donne non sono più relegate in casa, cioè noi abbiamo la libertà di lavorare, la libertà di avere i nostri soldi, la libertà anche di rimanere sole, di per forza legarci a un uomo, la libertà di non avere dei figli. Tutto questo però in un certo qual senso è forse anche peggio di quando eravamo relegate in casa, perché finché sei relegata in casa la tua prigionia è chiara, è palese, ce l'hai sotto gli occhi. Nel momento in cui tu hai la libertà di fare moltissime cose, ti senti libera anche quando non lo sei. Per esempio, c'è una frase molto bella su Freud. Si parla di Freud e lei a un certo punto dice: già, questo qualcuno si chiamava Freud e prendeva per invidia del pene semplicemente l'invidia per la libertà di cui godevano i maschi. E la riflessione tutta è appunto su questa. Mi ricordo che una volta ne abbiamo parlato su Instagram e ho utilizzato la metafora del recinto, no? La donna dell'Ottocento aveva un recinto molto piccolo tutto intorno a sé. Il recinto era proprio tangibile, era vicinissimo, lo vedevi. Adesso il nostro recinto è gigantesco, è lontanissimo da noi, possiamo a malapena vederlo, per cui noi ci sentiamo liberissime di muoverci. Il problema è che ci stiamo ancora muovendo dentro un recinto. È un recinto che probabilmente noi non percepiamo come qualcosa che intralcia la nostra evoluzione di esseri umani, ma di fatto lo fa, perché sappiamo perfettamente che tutto quello che può fare un uomo all'interno della società non può farlo la donna, agli stessi, non so come dire, allo stesso prezzo, forse. Questo libro mi è piaciuto veramente tanto, mi piace molto la riflessione che porta avanti, forse è un po', è poco coordinato al suo interno, nel senso che sembra proprio una raccolta di riflessioni varie, sempre intorno alla tematica, donna e società. C'è coerenza dal punto di vista degli argomenti, dal punto di vista proprio di legame, oserei dire quasi sintattico, no? Strutturale fra le diverse riflessioni, diventa un po' inorganico, però non è sgradevole da leggere, cioè non ci si perde, non si dice oddio di che stiamo parlando, perché appunto l'argomento è sempre quello. L'ho trovato davvero molto gradevole da leggere appunto per queste riflessioni, no? Che vengono fuori, sono come delle nuvolette che stanno raggruppate tutte insieme e che poi alla fine prendono una loro organicità. La riflessione sul linguaggio sapete bene che mi interessa moltissimo, penso anch'io, come Dacia Maraini, che la rivoluzione debba partire da come parliamo delle cose. Se riuscissimo, mi ricordo che mentre leggevo questo libro, e infatti l'ho scritto anche nel post, ho avuto uno scambio con delle persone su Twitter perché la Boldrini si stava battendo in Parlamento contro, non mi ricordo cosa. Forse no, cioè era il periodo in cui lei aveva denunciato il tipo che le aveva dato della bambola gonfiabile, c'era tutto quel trambusto lì. E c'erano delle persone su Twitter che le dicevano: sì, ma tu in realtà non sei femminista, tu ti batti per queste minchiate, cioè come ti parlano, se ti insultano. Le vere femministe sono quelle che aiutano le donne che hanno subito violenza. Per carità, sacrosanto aiutare le donne che hanno subito violenza. Non credo che sia utile alla causa femminile, fare una graduatoria di chi è più femminista e di chi è meno femminista. Dal mio punto di vista, la rivoluzione linguistica potrebbe portare ad una rivoluzione proprio di concezione della donna, probabilmente quindi anche ad una diversa concezione del corpo femminile e del sesso con una donna. Quindi, insomma, la rivoluzione linguistica spesso viene un po' presa sotto gamba, come se fosse, vabbè, insomma, ma se ti chiamano A o ti chiamano B non cambia niente. In realtà ne abbiamo parlato tanto ultimamente, con Ortega e Gasset, con tutti i discorsi sulla traduzione, il modo in cui chiamiamo le cose
è assolutamente determinante per il modo in cui pensiamo le cose. Quindi se chiamassimo le donne in altro modo, se usassimo altre parole, altri simboli, probabilmente cambierebbe anche il nostro modo, nostro intendo come società, di pensare le donne. Quindi da Somaraini, Corpo Felice, il libro edito Rizzoli, mi è stato mandato dalla casa editrice, questo non l'ho comprato io. Credo di aver finito, ho fatto degli spezzoni di video, spero di stare dentro i 10 minuti, altrimenti ti aiuterò a destra e a manca.